Spero che la cura non sia quella di battere i denti e quindi di fare esperienza e sulle esperienze negative poi costruire. In genere funziona in questa maniera. Può essere anche che sia una componente da migliorare in linea di massima, in percentuale. Ma io non ho appunti da fare alla mia squadra sotto questo punto di vista, come qualità intrinseca. Però dopo chiaramente bisogna valutare quelle che sono le situazioni che si succedono e siccome si sono succedute spesso queste situazioni allarmano. Tant'è che la settimana scorsa, già come avevo detto, avevamo messo l'accento sui pericoli. Si è verificato di nuovo e siamo dispiaciuti, molto dispiaciuti, perché avevamo nella nostra mente di prendere un trend che fosse positivo, ma non sui risultati, perché i risultati a volte non sono sempre figli della prestazione, ma sulle prestazioni avremmo desiderato perlomeno di non ritornare indietro sotto quell'aspetto lì. E invece abbiamo rifatto un passo indietro. Questo ci ha lasciato molta amarezza, personalmente, beh, direi anche rabbia, ma la stessa amarezza l'ha lasciata sui calciatori e questo mi fa ben sperare. Renato, Sport Italia. Quindi domani sicuramente, ecco, ci sarà un pubblico forse all'inizio un po' ostile, questa è l'impressione per quello che è accaduto in precedenza. La squadra cercherà di, diciamo, combattere e contrastare questo aspetto del tifo, magari convincendo il tifo, insomma, che non è questa Ma la rotta. io credo, dipende da noi, hai ragione perfettamente, non dipende dal pubblico. Però io credo che il pubblico che viene allo stadio viene per sostenere la propria squadra, per vedere uno spettacolo se possibile, ma principalmente per sostenere la propria squadra, come ha sempre fatto il pubblico di Roma. E credo che sia nell'interesse di tutti che il pubblico sostenga la squadra. E poi chiaramente rispetto a quello che la squadra sarà capace di dare, il pubblico avrà una reazione che giustamente bisognerà, alla quale bisognerà sottoporci. Evangelisti, Corriere dello Sport. Buongiorno. Volevo chiederle una cosa un po' futuribile. Mi dicono che la Roma società abbia scelto come cammino, come modello, quello del Borussia Dortmund come business sostenibile, eccetera. Però l'attuale supremazia del calcio tedesco non è soltanto organizzativa, è anche tecnica, tattica. Mi domando, questa squadra, con gli inserimenti che eventualmente ci saranno, è in grado di giocare un calcio tipo quello, molto aggressivo? 4-2-3-1, quel che sa, quel che è, ma insomma, grande intensità per tutta la partita, ritmi alti. Guardi, io credo, ne abbiamo parlato tante volte, no? L'indirizzo della nostra società è questo, è quello nel tempo di costruire un modello di quel tipo, l'ha dimostrato perché insomma, è andata alla ricerca di giovani interessanti, dà molta importanza al proprio settore giovanile. Il nemico è sempre il solito, è il tempo che non ci dà la possibilità, però credo che molto sia stato fatto sotto quel profilo in questi 2 anni. Purtroppo sono mancati un po' i risultati che sono quelli che sostengono e sempre danno molta fiducia e danno anche soddisfazione. Ma il modello al quale occorre tendere e al quale tende la nostra società è quello. Ora io vorrei ricordare che nel 2006 il Borussia Dortmund era fallito in pratica. Si sono dati una svolta nel 2008 scegliendo questo allenatore, che era un merito sconosciuto, e hanno cominciato a vincere nel 2011 e sono passati da un passivo esagerato a un attivo di fatturato, mi sembra, di 200 milioni circa attuale. Ma principalmente con una media spettatore di oltre 80.000 di media, di 80.000 presenze per tutto l'anno. Hanno avuto la bravura, hanno avuto la pazienza anche di aspettare, perché poi non è che stiamo parlando di una piazza che non era esigente, perché se richiamiamo all'ultimo numero che ho dato, 80.000 presenze, oltre 80.000 presenze di media, significa che è una piazza che esige, che ora si diverte e che raccoglie anche.
e hanno cominciato a vincere dopo tre o quattro anni nel 2011. È un bel modello quello, e io auguro alla Roma di riuscire nel tempo ad ottenere gli stessi risultati. Sul calcio da poter giocare, il calcio, sai, si fa con i protagonisti che devono essere di un certo tipo e devono avere determinate caratteristiche. Credo che l'idea è di andare in quella direzione. Speriamo di arrivarci il più fretta possibile, perché poi occorre anche chi assiste ha bisogno di soddisfazioni.